Qui nel teatro di Villa Torlonia, a Roma, in un quartiere residenziale, è in scena uno spettacolo su Che Guevara. Bisognava fare, lottare, concretizzare, smettere di piangere e combattere. Appunti, Ernesto Guevara. Che Guevara aveva in programma di combattere tutte le ingiustizie del mondo, questo affascina. Ci ho creduto moltissimo, ci credo ancora. Per esempio quello che dice lui, sentire sulla mia pelle il dolore di tutto il mondo, quello lo sento quotidianamente. Abbiamo sonno, grazie. La rivoluzione non dorme mai. Lo so, non russa. Avevo un manifesto in camera da ragazza. Ci crede ancora nei valori del... Assolutamente sì. Ho anche il cappello del Che che uso tutt'oggi. Sicuramente è bello, ma proprio... Bello fisicamente. Bello fisicamente, però... Non poco bello, dico un po' poco per avvicinarsi, no, alla figura di Che Guevara. Certo. Cosa avrebbe pensato Che Guevara di tutto questo merchandising sulla sua figura? No, certo, non penso che l'avrebbe apprezzato di per sé. Questa mattina... Qualche giorno fa, in un editoriale, Che Guevara è stato definito rivoluzionario che ammazzava gente innocente. La rivoluzione non è un pranzo di gala, è sempre una buona risposta. Qual è la frase più importante per lei che ha detto Che Guevara? Hasta la vittoria sempre. Il mito di Che Guevara secondo me resiste perché è il mito dell'eroe, è come dire gli eroi sono tutti giovani e belli, come diceva Guccini in una canzone. Che cosa ha di mitico? Beh, sicuramente la chioma. Hasta siempre comandante. Facci, l'ultima battuta prima della pubblicità. Non scopriamo stasera che il mondo è pieno di ignoranti che esibiscono la loro ignoranza anche in campo storico nei confronti di un personaggio che basta studiare era un efferato assassino infanticida. Addirittura. Sì. Non lo era? Se non lo sai, non hai studiato neanche tu. E non c'è da scherzare. Perché? Perché comunque la cosa fondamentale del Che era che lui era uno che lottava perché tutti potessimo più o meno avere le stesse cose. Grazie Lorena Zanardo, grazie a Mario.